Ciao a tutti, Marco, primo Ignite anche per me. In Mocha mi occupo di ricerca e sviluppo, questo implica che ho tempo, leggere, provare, sperimentare, giocare. Ho visto un trend, lo desidero condividere con voi, per cui non è tutta farina del mio sacco. Faccio una premessa per mettere le mani avanti. Come in tutti i contesti che vado a descrivere, la massa critica è una condizione sine qua non, anche in questo caso, come in tutti gli altri contesti, non c'è la massa critica. Prendo come esempio l'utente tipico di Foursquare. Qual è la procedura? Entro in un bar, mi siedo, ordino, faccio il check-in e magari proprio in quel momento realizzo che dall'altra parte della strada c'è uno special, c'è una promozione. Per cui lo strumento Foursquare in questo caso non mi è servito. Ecco, se io prendessi il check-in e lo manifestassi, lo rappresentassi come un'esigenza percepita, la domanda che mi sono fatto è: cosa succede se questa esigenza la condivido prima del check-in? Trattandosi di un contesto che potrei taggare come social, geolocal, mobile, per descriverlo utilizzerò l'esempio di tre applicazioni per smartphone oggi disponibili. Le prime due sono Ditto e CrowdBeacon, una delle due è già disponibile nello store Italia, non ricordo quale delle due. Posso fondamentalmente dire che ho voglia di un panino, posso associare questa richiesta alle venue di Foursquare e attendere le risposte dal basso. La differenza con IMAP4, che è la quarta applicazione, è che la terza applicazione, questa tende anche a aggregare gli utenti che esprimono la stessa intenzione nella stessa città, nello stesso momento, come andare a un concerto. Lato utente finale, secondo me i vantaggi sono più o meno tre: ottenere delle informazioni che vengono dal basso, quindi anche il local knowledge, eventualmente una nuova leva ludica, più che il major, l'esperto locale, incontrare nuove e non persone. Ecco, quest'ultimo trend è abbastanza curioso. Prima eravamo tutti offline, poi siamo andati tutti online. Oggi le applicazioni si sono prese la briga di darci una mano e ritrovarci fuori. Ad esempio planely.com, letslunch.com raccolgono le nostre intenzioni, i nostri profili e ci aiutano ad aiutarci a incontrarci fuori. Se invece considero in questo contesto l'esercizio commerciale, secondo me subentrano delle altre dinamiche, altri vantaggi, altre applicazioni. Ad esempio, okay, Foursquare Explore, secondo me è il primo esempio di applicazione che va in questa direzione. Seleziono la venue all'interno della quale fare la ricerca, tipo food, indico la distanza. La differenza fondamentale è che l'interazione è direttamente con l'esercizio commerciale, forse è un po' meno social rispetto alle altre applicazioni. C'è un vantaggio per l'esercizio commerciale, quindi un'opportunità per fare un ulteriore passo nella direzione del marketing 1-1, potendo preparare delle offerte, delle promozioni realizzate ad hoc per quel tipo di utente, per quella necessità, per quel momento. Probabilmente tra tutte le diverse nature di promozioni disponibili, quelle che come profilo si presentano con un potenziale maggiore sono quelle Groupon-like, cioè dove è previsto il fatto di poter coinvolgere degli utenti. Ho ipotizzato dei nuovi modelli di business, ad esempio le local Q&A che adesso vado a presentare, o local behavioral advertising. Le local Q&A sono già disponibili ad esempio su crowdbeacon.com. In sostanza esprimo un'esigenza, voglio mangiare un panino. Il sistema si preoccupa di far prevenire questa esigenza, un'esigenza commerciale, il quale può rispondermi direttamente, magari esplicitando un'offerta, pagando. L'altro modello di business è il local behavioral advertising, dove come condizione sine qua non c'è il fatto che l'applicazione deve arrivare a conoscermi registrando i miei dati, raccogliendo dati di abitudine, di dove vado, di dove mi muovo. Nella raccolta di dati, secondo me, distinguendo un po' il cosa dal dove, io credo che sia molto più efficace il cosa, non tanto il dove vado, ma il cosa mi piace, il cosa faccio, perché il dove ha un anello debole, in sostanza dipende troppo dal sistema di tagging, e magari qui poi entrerò più nel merito. In termini di risorse, se un esercizio commerciale intende investire in questa direzione, a differenza di tutti gli altri local application, qui le risorse devono essere di più, devono essere maggiori, perché i tempi di reazione devono essere minori. In termini di advertising, credo che ci sia un elevato tasso di contestualizzazione che può generare un buon rapporto tra impression e interazioni, perché l'argomento è il medesimo, l'area geografica è la stessa, il tempo è lo stesso.
Dal mio punto di vista il futuro è rappresentato dalla verticalizzazione di queste applicazioni, per cui sono già verticali per tema, food, in autonomia risalgono alla nostra posizione, con un po' di storico riescono a profilarci. Vabbè.